Iniziamo una carrellata di presentazione delle associazioni che in modo generoso hanno contribuito alla realizzazione di questo evento sull'alcolismo e sul nettare degli dèi, il vino e il suo vizio. Iniziamo con l'associazione Itaca Onlus, col proprio presidente Ferrario Mauro, chiedendo lo scopo associativo della vostra associazione. So che va proprio a risposta di un disagio nato anche dalle dipendenze, vero? Dove operate? Noi allora operiamo nel territorio di Saronno, principalmente a Caronno, dove conduciamo dei gruppi e ci occupiamo appunto della problematica dell'alcolismo. L'alcolismo, i gruppi che noi ospitiamo nei nostri gruppi, chi ha problema dell'alcol e i suoi familiari, in modo da poter entrare nell'ambito proprio familiare di quella che è la problematica alcolismo e discuterne con tutte le varie sfaccettature che può comportare questo. Siamo sul territorio da 20 anni circa, la nostra sede si trova a Gallarate, operiamo anche in zona di Varese e Abbiate. Siamo dei gruppi di volontariato appunto dove cerchiamo di dare una mano là dove possiamo fare qualcosa per superare questa piaga che crediamo sia molto importante. Nella vostra utenza le persone giovani o meno giovani si rivolgono a voi? Ma principalmente in questo momento stiamo abbassando di molto la media dell'età. Questa è una riflessione che dobbiamo tenere ben fissa dentro di noi, perché è un qualcosa che ci fa scattare un campanello d'allarme importante. Sicuramente facciamo molto più fatica rispetto agli anni addietro, perché nei giovani troviamo purtroppo anche le doppie dipendenze, quindi il tutto diventa problematico. Siamo su questo discorso qua in fase di ampliamento della nostra, diciamo, formazione, al punto tale che stiamo costituendo appunto nell'interno della nostra associazione dei corsi di formazione per capire meglio anche come comportarci di fronte a questa doppia dipendenza. Grazie, penso che questa iniziativa possa essere di aiuto. Ma sicuramente sì, anche perché innanzitutto fa conoscere molto bene le associazioni per come e dove lavorano, e poi socialmente è una cosa secondo me molto importante. Grazie e buon lavoro. Ora vi presento Castiglione Claudio, vicepresidente dell'associazione Hauser. La vostra presenza all'interno di questo convegno ha proprio significato di far conoscere la vostra realtà come risposta a un altro bisogno importante, quello degli anziani, che anch'essi possono rientrare in queste dinamiche di dipendenza. Qual è appunto il vostro scopo associativo? Dove operate? Dunque, autogestione dei servizi alle persone anziane non è solo l'attività prevalente, quella degli anziani, ma anche, diciamo, sulle disabilità, su quelli che sono gli aiuti alle persone. E l'associazione ha sede in via Maestri del Lavoro, quindi dietro al Comune di Saronno. Abbiamo una convenzione anche con il Comune di Saronno sui servizi, su quelle che sono tutte le forme di aiuto. Tra altre cose, all'interno della nostra associazione abbiamo la possibilità di fare anche dei laboratori, di ospitare delle attività con gli anziani soli, che noi andiamo anche a prendere a casa e li portiamo all'interno della nostra struttura per un discorso di relazione, di aiutarli anche a passare il tempo senza bisogno di essere davanti a un televisore, e quindi perdere quelle che sono alcune capacità, ecco, di relazionarsi con il mondo esterno. Poi all'interno sempre della nostra struttura ospitiamo anche del laboratorio dell'Alzhauser Caffè, che è partito nel 2005 come un laboratorio pilota, e in questo momento sta cercando di rispondere a una di quelle problematiche, quello appunto dei malati dell'Alzheimer, che nel nostro territorio costituiscono una realtà che in questo momento è a carico delle famiglie, quindi siamo anche di aiuto alle famiglie. In questo contesto vorrei passare la parola alla nostra psicologa Veronica,
che lei è la responsabile, diciamo, del progetto. Oh, buongiorno, sono Veronica Monti, sono la psicologa che si occupa di uno dei progetti di Hauser Saronno, che è l'Alzhauser Caffè. È un progetto destinato a pazienti che hanno una diagnosi di Alzheimer o del cadimento cognitivo dovuta a demenze cosiddette senili, e ha lo scopo innanzitutto di fornire a questi pazienti e le loro famiglie uno spazio innanzitutto di ascolto, ma anche di accompagnamento attraverso un gruppo di volontari eccezionale, estremamente formato, che si occupano di un laboratorio il martedì e giovedì pomeriggio, che ha lo scopo di rallentare per quanto possibile i sintomi di questa malattia, che comunque rimane una delle future piaghe della generazione degli anziani. Inoltre ci occupiamo di dare sostegno psicologico ai familiari attraverso colloqui e un gruppo di automutuo aiuto. Tutto ciò è fatto gratuitamente perché appunto prevalentemente se ne occupano i volontari di Hauser. Vi ringraziamo moltissimo della vostra presenza, perché noi tenevamo molto a che i nostri ragazzi potessero venire a conoscenza di realtà come la vostra, che volontariamente rispondono a un grande bisogno della nostra società. Grazie infinite. Grazie a voi. Ringraziamo l'Associazione Lotta Italiana contro il Cancro per aver partecipato a questo evento. Voi vi siete proposti anche con un workshop che sposa la mission anche di questo evento, che era proprio sull'alimentazione e lo stile di vita. La dottoressa Elisabetta Milvio infatti ha pensato a un workshop dal titolo "Un corretto stile di vita previene il cancro". Una bella domanda. Esatto, è una bella domanda, nel senso che c'è un grosso punto interrogativo. Non possiamo utilizzarla quindi come affermazione. Sì, un corretto stile di vita previene il cancro, punto esclamativo. No, punto di domanda. Manteniamo questo punto di domanda. Perché purtroppo ci sono in giro troppe fantasie, troppi discorsi di moda, per cui il discorso del tumore è una cosa molto seria e non va improvvisata, c'è troppa gente che parla in modo improvvisato su questo, quindi è senz'altro interessante dare degli spunti, perché sicuramente un corretto stile di vita può aiutare a prevenire i tumori, ma anche può semplicemente farci vivere meglio e quindi affrontare anche in modo migliore l'eventualità di una malattia che comunque non possiamo scongiurare al 100%. Quindi ci sono anche proprio dei suggerimenti molto semplici, molto facili, perlomeno da dire, poi da attuare magari un pochino meno, però senz'altro sono all'interno di questo contesto che mi sembra molto molto interessante, proprio per cercare di volerci bene e quindi di vivere meglio, e anche questo può aiutare appunto a prevenire, fra le altre cose, anche i tumori. Tra gli scopi associativi vostri c'è sicuramente una parola importante, prevenzione, che è un po' anche lo scopo che ha animato questo evento. Se può parlarci in merito. Infatti il logo della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, è proprio prevenire per vivere. Allora, prevenzione, la prevenzione ha almeno tre livelli, la primaria, la secondaria e la terziaria. Noi ci occupiamo di tutti e tre. La prevenzione primaria è proprio questa che si sta svolgendo qui, quindi l'educazione a un corretto stile di vita e a determinate cose che possono servire proprio per prevenire, quindi vuol dire non far venire, prevenire in questo senso. Però un grosso spazio, soprattutto nella nostra associazione, è nella prevenzione secondaria, che vuol dire semplicemente diagnosi precoce. Questo vuol dire trovare delle forme tumorali quando sono ancora in fase di precancerosi, oppure se sono già dei tumori comunque in fase talmente iniziale che sono curabilissimi. E questo è uno dei nostri obiettivi che cercheremo anche di proporre in modo più articolato. Noi in particolare abbiamo una grossa tradizione sul tumore del seno, infatti da
molti anni la LILT offre l'Ottobre Rosa, che è un mese in cui vari specialisti offrono visite gratuite, senologiche, proprio per cercare di identificare. Poi la prevenzione terziaria vuol dire anche appunto poter affrontare la malattia per evitare le recidive, ma anche per garantire, diciamo, uno stile, una qualità di vita meglio possibile anche un paziente già affetto da tumore. E qui c'è la parte della nostra equipe di cure palliative che nel momento finale di questa malattia garantisce delle, anche qui gratuitamente, un accompagnamento per i pazienti che hanno bisogno, a domicilio, per i pazienti terminali. Anche questo è un po' un fiore all'occhiello anche della nostra associazione. Vi ringraziamo moltissimo di aver partecipato a questo evento e arrivederci a presto. Grazie. Siamo seduti davanti a prodotti dell'associazione Il Sandalo, commercio ecosolidale. La loro presenza è all'interno della mission dell'Expo, che parla proprio del pianeta, energia per la vita, quindi sana educazione alimentare nel rispetto della natura. Raccontateci un po' la vostra esperienza. Certo, grazie di averci invitato a questa iniziativa. Il Sandalo è un'associazione, è a Saronno da 20 anni e si occupa con i propri volontari di promuovere un'economia sostenibile, sostenibile con verso le persone e verso l'ambiente, e ha come supporto prevalente alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, quindi dell'Asia, dell'Africa e del Sud America. Questo per fare in modo che queste persone, contadini o produttori emarginati, possano avere un accesso al mercato e quindi possano attraverso il lavoro costruirsi una vita dignitosa. Noi qui siamo presenti con i prodotti che noi chiamiamo del solidale italiano, perché da un po' di anni a questa parte, oltre che sostenere economie del sud del mondo, vogliamo sostenere anche iniziative di cooperative sociali italiane che operano proprio per supportare che hanno dei grandi ideali, che vogliono riscattare persone e ambienti. Ecco, in particolare noi sosteniamo attraverso il nostro consorzio altromercato Libera, l'associazione Libera di Don Ciotti, famosa perché appunto lui è come persona che in Italia porta avanti questa mission. Noi cerchiamo di dare mercato ai prodotti di piccole cooperative italiane che lavorano sui territori confiscati alla mafia, prevalentemente nel sud del mondo, nel sud Italia. Però abbiamo anche i prodotti di un'altra cooperativa, I Germogli, che è di San Colombano. È un'associazione che lavora con dei ragazzi che hanno problemi con la giustizia, e quindi attraverso il loro lavoro, con il loro lavoro in questa cooperativa, nel lavoro dei campi, cercano e trovano un riscatto sociale e una via d'uscita da questi loro problemi, no? L'altro tipo di iniziativa che è proprio per supportare anche le esperienze di produzione di cibi di qualità nelle carceri. Per esempio, non so, abbiamo, poi le passo, abbiamo questi prodotti che sono delle birre che vengono prodotte da un birrificio che si è costituito in una carcere di Saluzzo in provincia di Cuneo. Ecco, per cui sosteniamo questo e diciamo uno degli elementi delle nostre organizzazioni è quello di avere cura della qualità del prodotto, per cui prodotti che rispettino l'ambiente, che siano coltivati senza pesticidi e quindi che abbiano rispetto anche della salute di chi poi li consuma e li utilizza. Quindi direi che non vi siete fermati al rispetto dell'ecocompatibilità o dell'ecosostenibilità, ma addirittura questa è stata canalizzata per favorire legalità. Certo. E solidarietà, esattamente il titolo del vostro workshop, e direi assolutamente
meritevole. Vi ringraziamo molto della vostra presenza all'interno di questo evento, ringrazio la signora Letizia Zambotti e a presto, spero che molte persone possano conoscere la vostra esperienza. Grazie. Grazie, noi siamo a Saronno, abbiamo una bottega a Saronno, in vicolo Santa Marta, e siamo tutti volontari e appunto attraverso questo nostro lavoro vogliamo dare voce a chi voce non ha tante volte, no? Perché è emarginato. Ecco. Grazie a voi. Grazie. Conosciamo adesso la signora Cumbolina, volontaria dell'Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus. La celiachia è una malattia che si diffonde abbastanza velocemente in questi ultimi anni. La vostra presenza quale scopo ha? E credo si sposi con questo evento perché richiede un'educazione alimentare estremamente accurata. Esatto, l'Associazione Italiana Celiachia è nata proprio per aiutare i celiaci nella loro alimentazione, in quanto per la celiachia l'unica cura è mantenere una dieta senza glutine per tutta la vita. E, come ha detto la professoressa Marulti, in questi ultimi periodi la celiachia è in aumento, in quanto viene riscontrata molto più facilmente dai medici. Lo scopo dell'associazione è appunto quello di aiutare i celiaci nella propria vita sociale. A questo scopo sensibilizziamo i ristoratori, e gli enti locali, i medici, i farmacisti e tutto il mondo che gira attorno al popolo celiaco. Per quanto riguarda i prodotti celiaci, in questi ultimi anni si hanno avuto un incremento di miglioria, infatti attualmente abbiamo una vasta gamma di prodotti molto diciamo migliorati e molto buoni, una gamma vastissima, e diversi ristoratori hanno sposato il nostro invito e quindi entrano a far parte del nostro network e offrono al celiaco dei pasti garantiti. La ringraziamo molto di essere intervenuta in questa manifestazione e arrivederci alla prossima. Grazie dottoressa Marulti. Conosciamo ora l'associazione Gruppo Alice Onlus, un'associazione che svolge un ruolo molto importante sul nostro territorio. Vi proponete anche all'interno di questo evento con un workshop, direi diverso da tutti gli altri. Alcol, uso, abuso, dipendenza, confronto e dialogo. È molto interessante che voi vi ponete in modo particolare l'attenzione sulla relazione, quindi sul confronto, sul dialogo con le persone, per affrontare i disagi che nascono anche da dipendenze. Il signor Bavera ci racconterà. Sì, noi siamo un'associazione che abbiamo compiuto i 30 anni di attività a Saronno. Noi siamo partiti dal disagio della tossicodipendenza, però le cose sono cambiate molto negli anni. Adesso ci occupiamo di disagio relazionale, che è un po' quello che sta a monte della tossicodipendenza, ma anche di altre forme di segnali di disagio. Rapporto genitori figli in famiglia, rapporti comunque familiari oppure nell'ambiente di lavoro. Le relazioni sono la cosa che ci fanno vivere e ci fanno anche star male qualche volta. Noi scommettiamo che invece ci possono fare star bene e cerchiamo anche come prevenzione di lavorare sulla relazione positiva tra le persone. Quindi proprio come dicevi, il dialogo, il confronto. Noi basiamo soprattutto i nostri momenti di incontro sul confronto, sul parlarsi e sulle risorse che ciascuno porta anche all'interno del gruppo. Ci rivolgiamo poi a cose specifiche, facciamo un gruppo genitori apposta, quindi Sinale, per la categoria genitori, però facciamo anche incontri molto più aperti a tutta la cittadinanza per sensibilizzare sui problemi relazionali, sul conflitto, sulle emozioni che ciascuno di noi magari tante volte maschera e invece fanno parte della nostra vita di relazione. Ognuno di noi vive di relazione, giustamente come ha detto lei,
Nell'eventualità in cui vi volessimo incontrare, dove vi troviamo? Ecco, noi siamo come associazione all'interno del gruppo di associazioni alla ex Pizzigoni, in zona piscina, Saronno, in via Parini 54. Noi siamo lì al lunedì, al mercoledì, al giovedì mattina, come presenza di sportello. Poi comunque ci ritrovate nel sito, ci sono tutte le indicazioni, gruppo Alice, @tiscali.it, trovate il numero di telefono, il cellulare, quindi c'è modo di raggiungersi con la mail e trovare momenti di incontro che per noi possono essere individuali in qualunque orario, prendiamo appuntamento, oppure partecipazione a gruppi che hanno le loro scadenze, le loro date. Faremo anche un qualcosa sulle coppie ad autunno, che tante volte anche questo è una cosa trascurata, se non andare a correre ai ripari quando la coppia si è magari già disfatta, invece di parlarne prima che si formi la coppia stessa. È sempre una relazione anche quella. Direi proprio di sì, l'inizio della società. Vi ringraziamo moltissimo di aver partecipato a questo evento e vi ringraziamo anche del lavoro che fate sul nostro territorio. Speriamo di riavervi come ospiti in un prossimo evento. Va bene, senz'altro, saluto a tutti e ringrazio io perché questa opportunità sempre di farci conoscere e di fare qualcosa di buono sul territorio. Grazie.